E l'ospite di questa sera con noi è Riccardo Groppali, docente di storia naturale dell'Università di Pavia. Buonasera. Ecco, Buonasera. domani è il giorno della Terra, quindi vogliamo parlare di Cremona, dell'ambiente del Po, della tutela del paesaggio, della natura, della biodiversità. Che cosa non bisognerebbe dimenticare in occasione proprio di questo importante appuntamento che è domani la giornata della Terra? Beh, la cosa da non dimenticare è che fondamentale è che noi siamo una generazione di passaggio. Parlo per me che ormai il passaggio l'ho già superato, credo, e che dobbiamo, ed è nostro dovere preciso, lasciare ai nostri discendenti e alle future generazioni un ambiente, un paesaggio belli e ricchi, almeno quanto quelli che abbiamo avuto noi in destinazione d'uso, non in proprietà. Ecco, ci sono tante ricchezze nei nostri paesaggi, spesso sconosciute anche a noi stessi. Come tutelarle e come salvaguardarle anche dallo sviluppo urbano, per esempio? Ma dallo sviluppo urbano, per fortuna o per sfortuna, l'attività edilizia è molto ferma, quindi credo che questo problema sia oggi più marginale. Gli altri problemi invece sono molto forti, ad esempio questa continua sparizione, eliminazione dalla campagna di tutti gli elementi minori dal punto di vista produttivo, ma preziosi dal punto di vista ambientale, siepi, alberi, basta fare una qualsiasi escursione in campagna, nella nostra campagna di oggi, e ricordando com'era ieri, per vedere quanto sia più povera e più misera come paesaggio e come ambiente. Ecco, lei ha detto più povera, più misera. Qual è lo stato di salute però del fiume, come delle varie specie animali che popolano il paesaggio poi? Ma per il fiume la depurazione, Cremona è virtuosa ed è pure il 100% degli scarichi, come anche Torino e come qualcosa in più del passato, anche Milano e altre realtà. Quindi la condizione dell'acqua del fiume è sicuramente migliore rispetto a 10, 15 o 20 anni fa. Quello che è cambiato e peggiorato è la presenza di specie, di pesci invadenti e invasive introdotte per, credo, divertimento, che stanno soppiantando le specie originarie. Per quanto riguarda il fiume, invece, l'abbassamento del letto negli ultimi anni, che si è ridotto di 4-5 metri all'altezza di Cremona, ha modificato tutto quello che noi ricordavamo come Lanche, come Bodrie, come Morte, provocando il prosciugamento di molte di queste raccolte d'acqua. Quindi la situazione poi, con un'agricoltura molto aggressiva, ormai anche in golena, che arriva ai margini del fiume, la situazione non è proprio da compleanno della terra. Ecco, però vogliamo cercare di trovare qualche ricetta per migliorare la situazione, anche magari qualche consiglio alle istituzioni, ai nostri politici. Ma un consiglio alle istituzioni sarebbe semplicemente questo, per cominciare. Abbiamo fatto parchi fluviali di tutti i tipi in Lombardia, anche parchi fluviali con elementi naturalistici e paesaggistici minori. Non faccio nomi per evitare antipatie o di dire cose forse non del tutto corrette. Però perché non abbiamo un parco del fiume Po in Lombardia? Le sponde del fiume più bello, più ricco, più lungo d'Italia, perché non devono essere tutelate in modo operativo? Parchi nazionali non ne facciamo più dal 1999 in Italia e questo la dice lunga sulla sensibilità dei grandi poteri nei confronti dell'ambiente. Il parco del Delta del Po è fermo al palo da anni e il parco del Po, anche come parco regionale lombardo, non è stato fatto, probabilmente non verrà mai fatto e di questo c'è un enorme bisogno. Va bene, la ringrazio. Con noi è stato Riccardo Groppali, docente di storia e di scienze naturali dell'Università di Pavia. Grazie, Grazie a voi. arrivederci.